facendo parte di quel mix non ben definito se di competenza dell'idraulico o di competenza dell'elettrico. Sicuramente in parte competenza dell'idraulico e in parte competenza dell'elettrico. Ma vedete che sul libretto di impianto si arriva anche alla parte di verifiche periodiche. Quindi il libretto di impianto, dopo aver fatto la disamina di come è costruito il nostro impianto, parla di verifiche periodiche. E nello specifico vedete che riporta la norma CE 748 parte 6, articolo 62.2.1, consiglia di eseguire una verifica periodica ogni anno, ogni 5 anni, scusate. Quindi non obbliga, l'abbiamo detto all'inizio, non c'è un obbligo di legge, ma consiglia. E qui semplicemente avete lo spazio per annotare tre verifiche periodiche. Si apre la parte di annotazione delle verifiche periodiche e a parte questa schermata che è sostanzialmente simile fino alla dimensione della casa a quella che c'era sulla pagina iniziale del nostro libretto, ma vedete che l'ultima riga è una domanda che viene posta al committente. Effettua mensilmente la prova del differenziale col tasto T. Sì, no, non sapevo andasse fatta. Ripeto, secondo me la situazione oggi è che molte persone sanno che va fatta, ma non la eseguono. Controlli da eseguire, ecco qua che c'è tutta una mappatura dei controlli da eseguire. Poi, come vedremo, le verifiche si dividono in due grosse classi, le verifiche strumentali e le verifiche di cosiddetti esame a vista. Qui incominciamo, e sempre così si incomincia, guardando l'impianto, incominciando a vedere, quindi un esame a vista, quindi banalmente il dispositivo generale o i dispositivi generali di linea sono idonei, sono integri, cioè gli interruttori, quello di protezione montante se c'è, quelli dei centralini presentano bruciature, presentano fumature o sono integri. Possiamo anche fare una prova semplicemente apertura e chiusura dell'interruttore e vedete che c'è da rispondere banalmente se sì oppure no. Poi l'SPD è integro, non è integro, è installato o non è installato? Non sempre si trovano centralini con la presenza dell'SPD. Oggi magari sugli ultimi è più possibile, ma certamente nel 2008 c'erano già gli SPD come c'erano anche negli anni prima, ma non venivano utilizzati con la facilità con cui li utilizziamo oggi. Numero di differenziali totali con riamo automatico o con ritardo all'intervento. Qui siamo in ambito residenziale, ricordo che il ritardo all'intervento è ammesso per selettività sulla protezione della colonna montante, proprio per garantire la selettività con quelli che abbiamo all'interno del centralino, che invece sui circuiti vanno a proteggere generalmente i circuiti terminali e devono essere istantanei. Controlli generali, vedete, protezione contro i contatti diretti e indiretti sono garantite, quindi andare a verificare, poi vedremo come, se sono garantite, le protezioni dei conduttori contro i sovraccarichi e i cortocircuiti sono conformi alla prescrizione delle norme CEI, cioè sostanzialmente qui ci sta già entrando molto più nel dettaglio, quindi a dover capire se sotto un determinato magnetotermico abbiamo un cavo dimensionato in modo idoneo e quindi vuol dire che quel cavo è protetto da quel magnetotermico da sovraccarico e dal cortocircuito. Non è magari così semplice, necessità di capire la sezione di questo conduttore, il suo tipo di posa e eventualmente fare una verifica. I colori per l'identificazione dei conduttori sono rispettati? Ricordo che possiamo utilizzare qualunque colore per la fase, ad eccezione dei due colori nell'ambito residenziale, poi che sia alimentato trifase o monofase poco cambia, ma i due colori vincolanti sono il blu per il neutro e il giallo-verde per il conduttore equipotenziale. Quindi che questa parte è importante. Il numero dei circuiti protetti conforme alle prescrizioni della norma 648 capitolo 37, cioè andare a vedere, come ci dicevamo, se abbiamo i due differenziali o se in funzione dei metri quadri abbiamo rispettato la dimensione del centralino. È stata prevista una linea dedicata con interruttore dedicato per l'alimentazione di apparecchiature a elevato consumo? In questo caso condizionatori boiler, piastra a induzione per esempio.
arriviamo alle verifiche strumentali. Vedete che all'interno di casa le verifiche strumentali sostanzialmente sono ridotte a tre: prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari, e prova di efficienza delle protezioni differenziali e misura della resistenza di isolamento. Vi trovate, se praticabile, sulla misura dell'isolamento. È molto importante, quando si va a fare questo tipo di misura, che non vi siano collegati utilizzatori ai nostri cavi oggetto di misura di isolamento. Poi lo vedremo nello specifico. Quindi, se abbiamo delle apparecchiature, e anche qui, che non sono disconnettibili dalla rete, questo costituisce un problema. In realtà, come sappiamo, tutte le apparecchiature energivore, la 64.8 ci dice che devono essere o avere una linea dedicata con un interruttore dedicato, o, qualora non è possibile sezionarle estraendo la spina, dovrebbe esserci almeno un interruttore bipolare a garantire il sezionamento in caso di manutenzione. Però chiaramente basta pensare, per esempio, ai lampadari. Hanno ovviamente le lampadine al loro interno. Spesso, se dovessimo fare una prova di isolamento sui circuiti luce che sono azionati da un interruttore, o invertitore, comunque ha un solo polo, quindi con interruzione della fase e non del neutro, questo ci creerebbe dei problemi quando andremo a fare la misura di resistenza di isolamento tra il neutro e la terra, per esempio. Quindi avremo la necessità di togliere fisicamente le lampadine, oppure di staccare il punto di connessione del lampadario alla nostra linea. Quindi è per questo che, se praticabile. Ovviamente si va avanti con gli esami, quindi sempre esami a vista, cassette di derivazione sono integre, le prese a spina sono idonee, sono integre, eccetera, eccetera. Non vado oltre, le slide vi verranno lasciate, quindi vi ritrovate una sintesi. Tra l'altro, il libretto in formato PDF è assolutamente scaricabile da internet, e se no basta andare sul sito Prosiel e trovate la versione in PDF, nonché trovate l'app scaricabile. Vedete che si entra anche nel dettaglio delle camere, quindi camere da letto in questo caso, poi anche bagni e lavanderie, che sono dei locali ovviamente particolari all'interno di casa, dove poi generalmente si hanno le maggiori problematiche proprio per la presenza di apparecchi energivori, in genere di poco spazio, e l'acqua, ed elettricità e acqua spesso non vanno molto d'accordo. Alla fine abbiamo anche la verifica dell'impianto di terra. Se andate a guardare, guardate che la prima domanda è: esiste l'impianto di terra? Mai sembra una domanda pleonastica, però capita ancora di vedere degli impianti in cui per legge il condominio ha portato il conduttore di terra all'interno dell'appartamento, e l'appartamento o è privo di terra o ha la sua terra, ma non è mai stata pensata di essere eseguita la connessione. Quindi una banalità, ma che inficia di molto proprio la protezione dei contatti indiretti. Poi è presente il conduttore di protezione, come dicevamo, all'interno dell'appartamento, eccetera, eccetera. Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse, il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per tutte le masse estranee, quindi si entra già appunto nella verifica di dettaglio e anche conoscere che cos'è una massa estranea. Poi alla fine misura strumentale della resistenza e dell'anello di guasto. Ovviamente all'interno dei residenziali di oggi misurazione dell'anello di guasto eviterei, ma la misura di terra, come dicevamo, e la misura di isolamento sono assolutamente misure da fare. Ok, i sistemi, se sono presenti, anch'essi vanno verificati, quindi sistemi domotici, i sistemi di antintrusione, i sistemi di rivelazione gas, come vedete, i sistemi di telecamera e quant'altro. Tutto ciò che è impiantisticamente entra nella dichiarazione di conformità, perlomeno deve essere verificato funzionalmente all'atto della consegna dell'impianto. Poi alcune sono semplici verifiche di esame a vista, e altre richiedono invece delle verifiche strumentali. Alla fine delle nostre verifiche
della nostra compilazione del nostro libretto, possiamo indicare se l'esito della verifica periodica è stato superato positivamente, quindi non c'è nulla da segnalare, oppure se sono state riscontrate delle difformità e nel caso specifico andare a segnalare che tipo di difformità sono state ritrovate e il consiglio ovviamente di come procedere. Entrando adesso, siamo arrivati all'ultima parte, in quelle che sono le verifiche, abbiamo già discusso dell'esame a vista, parleremo della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziale, che sono secondo me una delle cose principali per garantirci una buona protezione dai contatti indiretti, anche diciamo in presenza dell'interruttore differenziale. Quindi l'interruttore differenziale è in grado di proteggerci anche dai contatti indiretti, anche se non è presente il conduttore di protezione, ma se è presente il conduttore di protezione abbiamo degli effetti decisamente migliori. Prova di efficienza sugli interruttori differenziali e resistenza di isolamento. Andremo a vedere questo. Dicevamo, le verifiche sono trattate dalla 64.8 capitolo 6 e ovviamente va sostanzialmente a distinguere, come abbiamo già visto, in prove strumentali ed esame a vista. Vedete che le verifiche iniziali sono eseguite dopo la realizzazione di un impianto nuovo o la realizzazione di un'integrazione o modifica di un impianto esistente. Quindi le verifiche iniziali vanno fatte e vanno fatte in questo caso anche nelle abitazioni residenziali. Nell'area terziaria entra poi in gioco le prescrizioni delle verifiche periodiche e poi se siamo in ambienti di lavoro ulteriori verifiche. Che cos'è l'esame a vista? L'esame a vista deve precedere la prova e deve essere effettuato di regola con l'intero impianto fuori tensione. Quindi l'esame a vista si tratta di esaminare producendo una checklist ed è per questo che il libretto funziona bene, perché le casistiche ve le ha già evidenziate e quindi si tratta di percorrere l'impianto con queste casistiche sotto mano e guardare sostanzialmente se sono conformi a quanto indicato dalla norma oppure se macroscopicamente vediamo delle cose che non ci fanno presupporre che l'impianto sia fatto correttamente o stia funzionando correttamente. Quindi sostanzialmente non dobbiamo trovare colori alterati dei cavi rispetto a quello che ci siamo detti, quindi equipotenziale giallo, verde, neutro, blu. Dobbiamo vedere che non vi siano dei danneggiamenti sostanzialmente di componenti che ne possono compromettere la sicurezza. E questo va sia dalle cassette di derivazione, il centralino, ma anche ai dispositivi con cui interagiamo, interruttori per esempio, interruttori, deviatori, invertitori, ma anche le stesse prese non devono presentare segni di colatura, di bruciatura, gli alveoli schermati devono essere attivi, cioè dobbiamo verificare che siano tutti chiusi e che all'inserzione di una presa, di una spina, questi si comportino regolarmente. Quindi, in sintesi, i punti più importanti li ho evidenziati in rosso, quindi andare a verificare, come dicevamo, le protezioni dai contatti diretti e indiretti, abbiamo appena parlato degli alveoli delle presenze, punto C, anche la scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e caduta di tensione, l'abbiamo detto, quindi è una verifica che viene fatta con un esame a vista, quindi andare a verificare l'accoppiamento tra l'interruttore e il cavo sottostante, andando a verificare, capisco che è difficile ricostruirne la lunghezza e quindi andare a verificare la caduta di tensione, ma sicuramente la verifica che ai fini della protezione è estremamente importante, che a fronte di quell'interruttore che ha una corrente nominale e un potere di interruzione e il cavo scelto che ha un isolamento e una sezione, sostanzialmente verificare il coordinamento in termini di protezione al sovraccarico da cortocircuito. Questo si fa un esame a vista, però dobbiamo conoscere e individuare l'interruttore e al tempo stesso individuare il cavo sotteso a questo interruttore. Presenza corretta di messa in opera di dispositivi di sezionamento e comando, qui appunto si sta dicendo che devono essere previsti
gli organi di sezionamento e comando e protezione, quindi i nostri interruttori che sono adibiti a fare questo. Corretta identificazione, abbiamo già detto, del conduttore di neutro e del conduttore di protezione. Esame a vista va anche più nel dettaglio con l'identificazione dei circuiti, degli interruttori, eccetera, eccetera. Cioè, cosa stiamo dicendo? Che di fronte al nostro centralino noi dovremmo trovare delle etichette perlomeno sui nostri dispositivi di protezione, siano essi interruttori, magnetotermici, magnetotermici differenziali, differenziali puri o anche fusibili come indicato. Io devo sapere che soprattutto all'interno di casa, dove non sono una persona esperta di lavori elettrici, devo sapere in poche parole che quando agisco su una determinata leva di questo interruttore e lo apro o lo chiudo, io so di aver o messo fuori tensione o richiuso un determinato circuito, ad essere certo del circuito che ho, in particolar modo in genere disalimentato, per poter fare anche delle manutenzioni ordinarie in tutta sicurezza. Le prove ovviamente passano da delle verifiche strumentali, quindi l'aspetto più importante è che gli strumenti di misura che vengono utilizzati per fare le prove devono essere conformi anch'essi ad una norma, e nello specifico devono essere conformi alle norme della serie CIN 61557. Ovviamente se si usano altri apparecchi di controllo devono avere le caratteristiche e il grado di protezione almeno non inferiori a quelle indicate nella norma. Importantissimo anche che gli strumenti siano corredati degli idonei certificati di taratura per rendere affidabile le misure nel tempo. Prove, come abbiamo già detto, sostanzialmente le prove più importanti sono continuità dei conduttori, in particolar modo dei conduttori equipotenziali, resistenza di isolamento, come abbiamo detto, protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione. Qui non andremo a fare delle prove di cortocircuito o di sovraccarico, ma andremo a fare delle prove di interruzione dell'alimentazione per contatto indiretto. E da ultimo, prove di funzionamento. Ovviamente verifiche strumentali sono state superate, l'impianto però deve funzionare come il cliente lo chiedeva, perché se io faccio un esempio, attivo un interruttore per accendere una luce, ma mi accende la luce da camera sbagliata, probabilmente il cablaggio è fatto tecnicamente in modo corretto, quindi quando faccio le verifiche le passa, ma funzionalmente non va bene, perché volevo che quell'interruttore accendesse un'altra luce. Prova di continuità dei conduttori di protezione. Come si fa? Si fa utilizzando un ohmetro, perché andiamo a fare una misura di resistenza. La misura di resistenza ovviamente deve risultare, qui stiamo provando la continuità, quindi deve essere la più bassa possibile, e viene effettuata tra la massa del nostro oggetto e il collettore, nodo al collettore di terra del nostro appartamento, per esempio. Come posso farlo? Lo vedete nella foto. Generalmente le utenze sono collegate via presa, o i lampadari, come dicevamo, se è possibile arrivare al punto di connessione e aprire i contatti. Cosa si fa? Si va a mettere uno dei due puntali del nostro ohmetro in corrispondenza del collettore di terra, l'altro puntale direttamente o appoggiato alla massa, se il nostro dispositivo è inserito, o se non vogliamo verificarlo sulla massa, possiamo misurare dal polo centrale al polo di terra della nostra presa su dove è inserito, e dobbiamo trovare una resistenza pressoché nulla, quindi estremamente bassa. Questo a garanzia della misura della continuità del nostro conduttore di protezione. Dobbiamo anche verificare la continuità dei conduttori equipotenziali. I conduttori equipotenziali sono quei conduttori che, come dice il nome stesso, hanno il compito di portare al potenziale di terra altri dispositivi metallici che possono andare accidentalmente in tensione per n motivi. Se pensiamo, guardiamo questa immagine che abbiamo a video,
vedete che c'è una tubatura dell'acqua, una tubatura del gas. Supponiamo che queste tubature siano di tipo metallico, quindi siano conduttrici. Queste tubature passano in determinati luoghi, anche in terra, per esempio, dove ci sono anche i picchetti della nostra messa a terra. Cosa succede? Che questi tubi possono portare da terra verso l'appartamento dei potenziali indesiderati. Quindi i potenziali indesiderati possono risalire e creare chiaramente delle correnti di circolazione e degli squilibri, nonché anche eventuali contatti indiretti qualora la superficie, il nostro tubo, per esempio dell'acqua, che è connesso al rubinetto metallico, io lo tocco e mi ritrovo ad un potenziale diverso dal mio potenziale di terra, e quindi una corrente inizia a circolare all'interno del mio corpo. E badate bene, questa corrente non viene vista da nessun interruttore differenziale, non ho fatto nessun tipo di azionamento elettrico. Ora, per eliminare questo tipo di problema, è importante che le tubazioni metalliche vengano connesse attraverso opportuni collari da cui di parte, vediamo, cui di parte, vedete questo filo che arriva al nostro collettore equipotenziale principale, a cui sono connessi anche i nostri picchetti di terra e a cui è connesso anche l'impianto di terra del nostro appartamento. Questo vuol dire che il potenziale che può arrivare all'interno della mia casa portato da uno di queste tubazioni, da entrambe le tubazioni, in realtà si distribuisce uniformemente su tutto l'impianto equipotenziale, il che vuol dire che il potenziale di questo punto, per esempio, è allo stesso potenziale di cui si è portato all'interno dalla nostra tubazione, che era soggetta appunto ad aver portato da terra, da un'altra terra, supponiamo che questa passi abbastanza lontana da quelle che sono i nostri picchetti di terra, quindi è portata questa tensione dall'impianto acqua, dall'impianto gas, e quindi ho portato attraverso il collegamento equipotenziale principale allo stesso potenziale anche i picchetti di terra. Sostanzialmente la differenza di potenziale che esiste tra questo punto e un altro punto di casa che è connesso al conduttore equipotenziale sostanzialmente è nullo come differenza di potenziale, perché questa potrebbe essere a 100 volt, un altro dispositivo a 100 volt, io tocco entrambi i dispositivi e quindi non ho circolazione di corrente in quanto sono allo stesso potenziale, la differenza di potenziale è quindi zero. Viceversa, avrei un problema se questi conduttori non fossero equipotenzializzati, la conduttura dell'acqua arriva alla mia lavatrice, che è a questo punto per esempio a 100 volt. Io tocco un altro dispositivo della mia rete elettrica che non ha a che fare con l'acqua, il quale è a 0 volt perché è connesso a terra, e quindi lì io mi ritrovo una differenza di 100 volt tra un oggetto e l'altro, e quindi della corrente circola attraverso il mio corpo. Quindi l'equipotenzializzazione di le masse strane, di masse dell'impianto, anche se non strettamente elettriche, ma intese come masse, quindi con la possibilità di andare in tensione per qualche fenomeno, hanno la necessità di essere collegate ai conduttori equipotenziali. La misura, ovviamente, come vedete, si fa come nel caso precedente, andando a mettere un puntale sul nostro collettore principale, che è sicuramente connesso a terra, e andando con l'altro puntale a verificare per esempio la connessione del nostro tubo dell'acqua. E ovviamente anche in questo caso, se c'è una connessione metallica tra il tubo e il collettore, dovrò verificare una resistenza estremamente bassa, prossima allo zero. Ovviamente abbiamo anche dei conduttori equipotenziali supplementari, quindi questi erano i principali, infatti se ritorno sulla slide vedete che
sostanzialmente questo è lo strato che possiamo immaginare terra, picchetti sono i picchetti interrati, qui potremmo dire che siamo al primo piano, questa è la soletta del primo piano, qui siamo al secondo, quindi stiamo parlando dei collettori principali, equipotenziali principali, quindi quello che mi arriva dall'appartamento con quello che mi arriva dai dalle tubi e con quello che è il vero e proprio conduttore di terra, che è la parte interrata fino al collettore. Ma quando sono all'interno dell'appartamento e ho quindi il mio nodo equipotenziale o sottonodo, questo è quello dell'appartamento, ovviamente io dovrò verificare parimenti che c'è la conduzione, è stato portato l'equipotenziale tra le tubature, se le tubature sono metalliche ovviamente, cioè sono conduttrici, quindi è stato realizzato un sistema di equipotenzializzazione delle condutture e di tutte quelle che sono le masse estranee e non all'interno della mia casa, sempre con una misura di tipo ometrico, quindi di la verifica di resistenza che deve essere la più bassa possibile. Prova di isolamento. La prova di isolamento invece si fa non andando a verificare se la resistenza è la più bassa possibile, ma andando a verificare che la resistenza sia almeno superiore a un valore che nel caso di casa, quindi con tensioni nominali fino a 500 volt, in casa se abbiamo la fornitura monofase siamo 230, se abbiamo una fornitura trifase siamo 400 volt, viene eseguita con un'apparecchiatura iniettante una tensione di 500 volt e dobbiamo verificare che vi sia una resistenza di isolamento tra conduttore e conduttore e tra conduttore e terra almeno di 0,5 megaohm. Okay? La cosa si fa iniettando, come vedete, iniettando tensione tra il conduttore attivo, quindi un polo del nostro megaohmetro connesso a terra, l'altro polo fa un'iniezione di tensione, cioè pone sotto tensione il nostro impianto e va a verificare la corrente che viene passata e quindi fa una misura di resistenza utilizzando la legge di Ohm. E ovviamente viene fatta per, come dicevamo, tutte le condutture e deve essere eseguita ovviamente a circuito aperto perché l'iniezione dei 500 volt potrebbe danneggiare gli apparecchi. Quindi vedete che può anche essere eseguita, poi dipende da strumento, direttamente su una presa, perché ci si può connettere alla terra, anche se consiglio di collegarsi al collettore con il punto di terra e con l'altro puntale provare, per esempio supponendo che questo sia il neutro, se andiamo a rivedere com'è connesso, non è indicato, comunque deve essere provato ovviamente l'isolamento del neutro verso terra, deve essere provato l'isolamento della fase verso terra e deve essere provato l'isolamento della fase verso il neutro. Ovviamente sempre con questo tipo di valore. Se il valore risulta inferiore, siamo in presenza di un isolamento non perfetto e quindi bisogna possibilmente andare a verificare, andando a sezionare l'impianto passo passo, andare a verificare dove registriamo questo abbassamento di resistenza. È importantissimo che siano fatte queste misure a circuito aperto ed essere certi di non avere connesso nulla, perché eventuali capacità e quant'altro che sono spesso presenti come filtri anche all'interno di nostre macchine, lavatrici e quant'altro, possono ovviamente portare in conduzione a queste tensioni parte del neutro rispetto alla fase o anche fase rispetto a terra e creano quindi delle correnti di circolazione che invalidano la prova. Da ultimo siamo arrivati alla fine.